Ragazzuoli, io sono Jake3490 e oggi siamo in questo nuovo video su Minecraft dove vi farò vedere The Victory Enjoy. Ma iniziamo subito. Allora, per questo video ci servono, scusate, un blocco d'oro, lana gialla, argilla tinta di giallo e no, non un blocco d'oro, argilla tinta di arancione. Allora, con argilla tinta di arancione facciamo 6 blocchi qua per terra. 3, 4, 5 e 6. Poi facciamo un sostegno e lo distruggiamo e due blocchi. Poi facciamo un sostegno e lo distruggiamo e un blocco sopra. Sostegno, uno, due blocchi. Così. Poi facciamo ancora un altro sostegno. 1, 2, 3 e 4. E 4 blocchi. E andiamo a distruggere questo. Come potete vedere abbiamo già fatto questo. Ok. Ora facciamo anche la stessa cosa dall'altra parte. Quindi facciamo un sostegno, distruggiamo due blocchi. Sostegno un blocco, sostegno due blocchi, poi sostegno un blocco, distruggiamo 1, 2, 3, 3 e 4. Ok, è esattamente identico da entrambe le parti. Ah, non sembra. Ah sì, è venuto un blocco in più. 1, 2, 3 e 4. Ok, e ora con la lana tinta di giallo facciamo 3 blocchi sopra questo, 1, 2 e 3, così, e poi 2 blocchi, 1 e 2, poi facciamo un sostegno e qua un blocco, poi sostegno e qua un blocco. Andiamo avanti, adesso andiamo dall'altra parte, aggiungiamo un blocco qua e poi mettiamo un blocco di argilla tinta di giallo qui, anzi due. Poi sostegno 1 e 2, 3 in tutto. Poi sotto questo qua mettiamo così, in modo da fare quello che sarà poi il pollice, ecco, anche così. E poi facciamo 4 blocchi, 1 1 2 2 3 e 4. In questo modo abbiamo già fatto il pollice, diciamo. Poi con questo lo portiamo avanti fino a qui, così. Questo è il nostro pollice. Adesso qua facciamo un piccolo sostegno e mettiamo un blocco e poi ancora il sostegno per due blocchi. Questo è il pollice. Forse ho sbagliato qualcosa. Così. Ecco, questo è il nostro pollice. Ora andiamo qui e facciamo 5 blocchi. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Poi 3 blocchi qua, 1, 2, 3 e distruggiamo sostegno e poi altri 3 blocchi, quindi sostegno 1, 2 e 3. Ok, ora dobbiamo fare 3 blocchi qui che faranno il nostro vito, 1, 2, 3 e poi sostegno per il blocco. Distruggiamo e portiamo giù tutto. 1, 2, 3 e poi ancora sostegno di qua, mettiamo un blocco, 1, 2, 3 e 4. Poi altro sostegno e due blocchi. Scusate, e due blocchi. Così abbiamo fatto il dito indice. Ora dobbiamo fare anche il dito medio che si piega, quindi 3 blocchi qua a destra, 1, 2 e 3, distruggiamo sostegno, poi 4 blocchi, 1, 2, 3 e 4 e distruggiamo sostegno. Poi qua sopra facciamo un sostegno e mettiamo un blocco e poi altri due, 1, 2.
diventano 3, scusa. Come sono forte in matematica. Allora, poi facciamo un altro sostegno per portare giù il dito e facciamo 3 blocchi. Quindi 1, 2 e 3. A sinistra, altro sostegno. Così, così. E portiamo giù altri 3 blocchi. 1, 2 e 3. Poi facciamo un altro sostegno così e portiamo giù 2 blocchi, 1, 2. Ok, come si può vedere abbiamo già fatto una buona parte della faccina. Poi da qui facciamo al secondo blocco 1, 2, altri 2 blocchi, e qua dov'è? Qua mettiamo 1 e 2, così. Ok, poi da qui facciamo un sostegno e portiamo giù questo blocco, e poi 3 blocchi, 1, 2, 3 1, 2, 3, e poi qua lo portiamo giù così, in questo modo. Da qua poi continuiamo fino a arriviamo a questo punto, mettiamo 3 blocchi. Come potete vedere abbiamo fatto la nostra faccina, ora ci tocca solo colorarla. Allora, per le parti chiare dobbiamo fare, usiamo il blocco d'oro. Quindi adesso facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, così. A chi non piacesse comunque il blocco d'oro può lo stesso modificare la texture pack originale di Minecraft e così da creare il suo blocco giallo come meglio gli piace. E mentre per le parti scure usiamo la lana, così, in questo modo. Poi continuiamo e arriviamo fino a, iniziamo a fare, vabbè, tutte le ombre, quindi con la lana dobbiamo stare sempre qua a destra e creare praticamente tutte le ombre così. Uno, due. In questo modo abbiamo creato le ombre del dito. Qua invece dobbiamo fare un blocco qua, il supporto qui, e distruggiamo questo, e mentre qui 1, 2 e 3, così, in questo modo. Poi dopo aver fatto questo dobbiamo fare le ombre anche qua del pollice, quindi andiamo a colorare qui in questo modo. E qua andiamo a distruggere questo blocco e questo, questi 3 blocchi, così, se no sbagliato questo blocco così. Ecco, poi continuiamo con questa scaletta, diciamo, anche se non è proprio il nome giusto. E andiamo avanti. Da qua dobbiamo mettere un blocco di oro anche qui, e poi un blocco di spugna, poi un blocco d'oro così, e un blocco di spugna. Guardate qua, blocco d'oro, e qua blocco di spugna, proprio così. Così in questo modo. Ok,
Da qui dobbiamo continuare con i blocchi d'oro. Quindi sarà così. Mettiamo 3 blocchi, 1, 2, 3. Fino a... lo dobbiamo, dobbiamo riempire tutta la faccina in pratica con adesso con i blocchi d'oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 3. Ok, come potete vedere la nostra faccina è già abbastanza bella, si nota il pollice. E adesso continuiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ok, abbiamo riempito la nostra faccina e questo è il risultato. E per oggi da G3490 è tutto. Lasciate almeno un minimo di 5 mi piace per il prossimo video e ciao!